2 anni di mediazione per risolvere 10 anni di contenzioso. Pace fatta tra il comune di Sondalo e la società Teleriscaldamento, che hanno raggiunto l'accordo sui punti di maggior conflitto, in primis un metodo di calcolo delle tariffe che non potranno differire di oltre il 6% da quelle in vigore a Tirano. Vantaggio per gli utenti, efficienza del sistema, continuità del servizio e redditività aziendale, i capisaldi dell'intesa. Abbiamo attraversato anni di grandi complicazioni con il teleriscaldamento, abbiamo invitato l'azienda a condurre con noi una mediazione sul tavolo arbitrale della Camera di Commercio di Milano e con soddisfazione abbiamo scoperto che il teleriscaldamento ha di fatto preso in considerazione tutte le nostre richieste che sono state naturalmente mediate, ma oggi possiamo dire di aver disciplinato in modo chiaro e universale come avverrà la formulazione delle nuove tariffe. Abbiamo incassato tutti i canoni arretrati e abbiamo anche avuto soddisfazione sull'uscita del capitale sociale dell'azienda. Da adesso si potrà ricominciare a lavorare per il futuro e non per questioni che di fatto bloccano le possibilità di sviluppo della società. Quali sono i punti qualificanti dell'intesa a suo giudizio? Beh, i punti qualificanti sono i 3 punti. C'erano le azioni che il Comune voleva vendere, che abbiamo ritirato, il pagamento dei canoni arretrati che avevamo tenuto in sospeso e il criterio di determinazione delle tariffe per i prossimi anni. Quali sono le prospettive di sviluppo del teleriscaldamento a Sondalo? Beh, Sondalo diciamo che l'abbiamo già sviluppato, siamo circa al 90%. Certamente ci sono ancora delle possibilità di ampliare la rete, di aumentare ancora la vendita del calore, fornire il calore ai cittadini di Sondalo. Oggi a Sondalo ci sono circa 300 utenze, ovvero immobili allacciati. Occorre incrementare, dice il Comune, l'utilizzo di biomassa locale. L'accordo segna un caso di giurisprudenza importante, stante la lacunosità della legislazione italiana in materia, e pone le premesse per sviluppi futuri, a partire dall'affidamento del servizio. Qualcuno paventa, pare che ci siano anche degli studi autorevoli sulla questione, che si possa procedere in un regime di monopolio, così come definito anche dall'autorità, con un affidamento diretto, ma non sarà dipeso unicamente dalla volontà politica e dall'amministrazione, ma ritengo che avendo disciplinato tutto quello che vi ho appena detto, anche un affidamento diretto sarebbe opportuno, perché consentirebbe all'azienda di procedere con la sua attività salvaguardando gli interessi degli utenti e quindi consumatori, del comune e dell'azienda stessa.